Siamo con i giornalisti che hanno vinto il Festival di Sanremo nel 97 ed è sempre un piacere di incontrarli qui a Sanremo. Da un lato c'è la bella Alessandra Veneta e poi dall'altro lato... il tenebroso Fabio. Ah, il tenebroso Fabio. Allora ragazzi, come mai a Sanremo? Beh, secondo te come mai a Sanremo? Che fate, okay. Che cosa c'è che bolle? Noi, guarda, siamo messi dall'altra parte, stiamo facendo gli inviati per locali tour d'autore, quindi per queste 60 radio che ci stanno accogliendo nelle loro case, e quindi 60 radio FM e web che ascoltano ogni settimana le nostre battute, ascoltano i nostri cantanti emergenti, il nostro Made in Italy che proponiamo in locali tour d'autore. Bene, come nasce il progetto di poter portare attraverso la radio locale la musica indipendente? Intanto è difficile in questo momento. Intanto perché noi siamo collegati proprio a stretto contatto con il locale, quindi con le radio locali, anzi grazie a voi perché ci offrite la possibilità non solo di raccontare la nostra musica ma anche quella di quei ragazzi che non hanno la voce. Infatti il nostro slogan è diamo voce a chi non ce l'ha. Cerchiamo di far passare quello che abbiamo vissuto anche noi, cioè oggi non ci sono molti spazi per poter promuovere la propria musica, le radio locali sono quelle più legate, quindi hanno uno stretto contatto con le persone e quindi crediamo che sia il posto migliore per poter promuovere. Ci arrivano tantissime proposte, noi dentro mettiamo musica emergente e artigiani del Made in Italy, come diceva Alessandra. Abbiamo anche delle radio all'estero che trasmettono FM e web. E è un modo semplice, simpatico, noi non vogliamo fare né gli speaker né i giornalisti, per l'amor di Dio, siamo due artisti che nel percorso, nelle nostre tournée, nei nostri giri raccogliamo e offriamo lo spazio, insomma. Beh, ti diamo la macchina del tempo, la Flash Time Machine, perché vogliamo tornare indietro di 21 anni e raccontarvi un'emozione bella, una grande storia, una vittoria al Festival di Sanremo con i giornalisti. E qual è l'emozione, qual è il ricordo di quel momento? L'emozione è stata veramente incredibile. Io mi ricordo soltanto dove andare al bagno a fare la pipì. Strano, ma vero, ma funziona quello. Finito, ci hanno trascinato su Insta la stampa e mi ricordo che dovevo togliermi due vestiti e un body che non aveva i lacci sotto. Guarda, ti dico, è stata la cosa più imbarazzante che mi è potuta capitare al festival, perché non, insomma, quando c'è bisogno c'è bisogno, però dai, no, a parte gli scherzi, l'emozione di stare su quel palco è un'emozione incredibile, indescrivibile, cioè tu ti manca il fiato, hai il cuore che ti batte, che ti arriva in gola, e non è semplice gestirla. Immagino come possano stare i colleghi sul palco ogni sera. Ma voi due, che sembrate il gatto e il topo in alcuni versi, un po' Tom e Jerry, ma prima di stare sul palco, se avete fatto qualche rito scheramantico, qualche raccontatemi un po'. Aspetta, fatelo ormai. Allora, a parte il classico segno della croce, perché ovviamente esorcizza. Ci vuole, perché un attimo di... Però c'era una frase che dicevamo sempre io, Fabio e Carmen Di Domenico. Che è l'autrice. Esatto, che napoletana, tra l'altro. La mental coach. Quindi c'era questa frase che c'è tutta una storia particolare, noi dicevamo, Arita Parola! Stuces! Con questo non ci fermiamo. Grazie Giannis, a presto, ci vediamo in diretta da Sanremo su Radio Flash. Ciao!